La Lucanda 9 Football Club in campo per la quarta giornata, prima contro seconda, sulla destra. Appoggio per Colluccini che cambia gioco, torna a sinistra, botta da fuori, palo! Sfortunato 9 Football Club, battuta la rimessa laterale. Siamo al limite, zona tiro, la palla entra in rete, forse l'ultimo tocco di Vittorio Febbo, non si sa se la palla già era entrata, fatto sta che è 1-0 per la Lucanda. Barriera fortissima per Crespina, la rincorsa di Atturi che fa subito 1-1 per il 9 Football Club. E dopo un'azione manovrata, Colluccini come prima può riavviare questa azione, scattato Rossi sulla fascia destra, Colluccini rasoiata morbida verso la porta, deviazione 2-1, rimonta in 2 minuti per il 9 Football Club. Adesso prova a sfondare sulla destra la Lucanda, ma scivola il terzino, può ricominciare il 9 Football Club, la respinta di Crespina sulla ribattuta, arriva Iegri, va giù, calcio di rigore. Pronto Iegri, la rincorsa, bellissimo gol all'incrocio, 3-1, ottavo centro nel torneo per Claudio Iegri. Di Giovagnoni che prova la bomba verso la porta, colpisce la barriera, palla ancora buona, un altro cross al centro, la palla è entrata, 2-3, la riapre la Lucanda. Punizione interessante, Giovagnoni sulla sfera, va in porta la respinta sulla ribattuta di Ofebbo Alessio per il 3-3, partita bellissima. Pufà stava tornando in partita, la rimessa in piedi e adesso vuole andare in vantaggio, Rocchi sulla respinta e poi sciupa una grande chance Cotugno con la porta spalancata, si resta sul 3-3. Si ricomincia dopo lo scontro, diciamo, tra Di Nitto e Atturi, tutto ok, si rialza il numero 10, ricomincia, macina il gioco, la Lucanda, vediamo cosa farà in questi ultimi 3 minuti più recupero del primo tempo, Urso dal limite, rasoiata pungente, esce di poco. Tre maglie rosse in barriera, la rincorsa di Atturi che la scavalca e trafigge Crespina, 4-3, 9 Football Club. Garofalo, Atturi, scarica bene per Colluccini il tiro, la respinta di Crespina, la tocca ma non può nulla, 5-3. Celletti l'esterno, bellissima la giocata di Giovagnoni che va verso l'area di Rocchi, poi si ferma, se la sposta bene sul mancino, Rocchi, da applausi questo intervento. Fuori Rossi, dentro Mazzei, altro recupero pallone, attenzione che c'è Atturi che colpisce il palo dopo l'intervento di Crespina, sulla respinta Meo manda alto, sta flirtando col 7 del Football Club. Battuto il corner, Mazzei di testa, Meo la raccoglie e Crespina salva il punteggio. Pallone dato in avanti, Vittorio Febbo può andare da Urso ancora che la riapre sul secondo, torna sotto di uno la Lucanda con Scozzi, 4-5. Urso, Crespina, Garofalo non riesce a raggiungerla, Alessio Di Ofebbo, diagonale, sfiora il 5, pari clamoroso. Il rinvio di Meo, apre Colluccini, altro colpo di tacco, il numero 8 è solo davanti a Crespina e la palla entra in rete, 6-4, la chiude qui 9 Football Club. Di Ofebbo, Vittorio manda la palla alle stelle, finisce qui, agguanta in vetta la Lucanda, il 9 Football Club, tutte e due a 9.